Carissimi, finalmente siamo arrivate alle tanto sospirate laudi nel nostro percorso d'annunziano, che tutto si può dire tranne che non sia dettagliato e approfondito. Le laudi. Allora, grandioso progetto delle laudi, grandioso progetto che vuole essere la celebrazione della vita in tutte le sue forme. La celebrazione dell'esistenza umana, della storia, della scienza, della natura. Già l'abbiamo accennata, l'abbiamo introdotta nel suo significato generale nella nostra ultima lezione in presenza, anche se ovviamente sempre a distanza. E avevamo anche detto quali sono le esperienze personali di D'Annunzio che portano a concepire questo grandioso progetto che in qualche modo ha la stessa ambizione dei cicli, come sappiamo, incompiuti, con cui aveva cercato di dare una sistemazione alla propria produzione narrativa. Ricordate i tre cicli, le tre trilogie della Rosa, del Giglio e del Melograno. Ma anche questo ciclo rimarrà interrotto. Il ciclo delle laudi, in realtà dedicate alle stelle della costellazione delle Pleiadi, avrebbe dovuto comprendere, così come sono le stelle delle Pleiadi, sette raccolte. Sostanzialmente il nostro D'Annunzio si ferma a tre, che sono le tre raccolte, Maia, Elettra e Alcione, che vengono pubblicate nel 1903, che raccolgono poesie che cominciano a essere composte e singolarmente pubblicate a partire dalla fine degli anni 90, fino appunto alla pubblicazione finale del 1903. Successivamente verranno inserite in questo ciclo raccolte di poesie che nascono per altre ragioni, vale a dire Le gesta d'oltremare, poesie che narrano le imprese italiane, militari italiane nelle guerre di Libia dell'11 e un'ulteriore raccolta invece dedicata alla prima guerra mondiale, che vanno a confluire l'una in Merope del 1912 e l'altra in Asterope, pubblicata però soltanto nel 1933. E non mai conclusa, ma tralasciando queste ultime due raccolte poco significative, espressione davvero del D'Annunzio più nazionalista, retorico ed enfatico, ci soffermiamo invece sulle tre raccolte del 1903. Preparate da quali avvenimenti? Allora, noi abbiamo lasciato in questo percorso poetico D'Annunzio nel 93. Col poema paradisiaco corrispondente a quello che abbiamo detto essere anche nella parallela produzione narrativa la fase della bontà, l'innocente del 92. Ma gli anni 93-94 sono innanzitutto gli anni della scoperta di Nietzsche, che nella produzione narrativa comincia a profilarsi nel Trionfo della Morte, per poi pienamente esprimersi nelle Vergini delle Rocce del 95 e nel Fuoco del 900, del 1900. Quindi, primo elemento determinante, la scoperta di Nietzsche a partire dalla nascita della tragedia, che si sofferma principalmente sulla concezione dionisiaca della vita e della classicità greca. E poi diventa tutto, confluisce, no, nella riflessione superomistica, nell'impostazione superomistica d'Annunziano. Quindi, Nietzsche, altre esperienze però significative. 95, un viaggio, crociera di piacere, sullo yacht di Edoardo Scarfoglio, il giornalista direttore del Mattino con il quale a Napoli il nostro D'Annunzio collaborava. Dopo il trasferimento a Napoli del 91, Georges Herelle, che era il suo traduttore in francese, in particolare aveva tradotto L'Innocente, dando anche una certa rilevanza europea
alla figura di D'Annunzio stesso, al successo di D'Annunzio, con questi amici parte per una crociera in Grecia, di cui in particolare la prima delle tre parti di Laudi, cioè Maia, è una trasfigurazione poetica, un vero e proprio incontro, esplorazione con la Grecità e con i personaggi del mito in cui in qualche modo il poeta si identifica all'interno di quella grandiosa lode della vita che occupa praticamente tutta la prima parte, la prima sezione, vi dicevo, la prima raccolta, delle Laudi. Quindi, seconda cosa, la crociera in Grecia. Terzo aspetto, sicuramente la diretta partecipazione alla vita politica, che in qualche modo è espressione, no, di quel suo superomismo che ha, l'avevamo visto in particolare nelle Vergi delle Rocce, che ha una ricaduta immediata, no, in un messaggio politico in senso nazionalistico. Nel 1897 viene eletto ovviamente nelle file della destra conservatrice, poi nel Novecento farà un gesto clamoroso di passaggio alla sinistra, di passaggio parlamentare alla sinistra in polemica nei confronti di provvedimenti. Siamo negli anni delle rivolte, siamo negli anni della... Vi ricordate della tragedia di Milano, di Bava Beccaris, governo Pellù, non so se governo Diodini e Pellù, e dicevo, in protesta nei confronti di provvedimenti che limitavano, la pendola suona il mezzogiorno, tenete presente l'importanza del mezzogiorno, in quello che diremo presto. Dicevo, provvedimenti che limitavano la libertà di stampa. Ma naturalmente alla successiva candidatura nelle fila della sinistra, D'Annunzio non viene eletto, del resto la sua impostazione, la sua mentalità, tutto può essere considerata tranne che di sinistra e quindi non può ovviamente ottenere riconoscimento da parte dell'elettorato di sinistra. Dicevo, questa quindi comunque è una terza importante esperienza, l'esperienza politica diretta. Quarta, un'esperienza invece personale, che è l'amore per Eleonora Duse, che comincia in quegli anni, mi pare nel 95-96, e che poi ha una svolta significativa quando nel 98 il nostro D'Annunzio si trasferisce sui monti, sui colli fiesolani, si trasferisce in una villa museo, la famosa Capponcina, e accanto ad essa si trasferisce Eleonora, l'amante, la grande attrice, la mattatrice delle scene. Non a caso, che chiama la sua villetta la Porziuncola, con questa evocazione della cappella della chiesa di San Francesco, e questa pseudo-francescanesimo ritorna nelle Laudi, se non altro nel titolo Laudi, appunto. Omaggio a San Francesco, le Laudes Creaturarum, al Cantico delle Creature. Ultima esperienza significativa legata sia al superomismo, pensate il fuoco, sia all'incontro con la Duse, la scoperta del teatro. Sono gli anni in cui D'Annunzio si dedica molto, oltre che alla narrativa e alla poesia, al teatro. Ecco, tutte queste esperienze insieme confluiscono, prima che nelle Laudi, nella riedizione, che prevede però un ampio lavoro di rimaneggiamento, un ampio lavoro anche di selezione, di riduzione, di riedizione nel 96 del Canto Novo. Vi ricordate il Canto Novo dell'82? Avevamo fatto un percorso di lettura. Nel 96 il nostro D'Annunzio rivede quella raccolta, depurandola degli aspetti più personali, privati della sua storia con il primo amore, la prima amante, Giselda Zucconi, Lalla, così era cantata, depurando di tutto ciò, ma specialmente rivisitando, rivedendo le sue poesie, i suoi componimenti, alla luce proprio della nuova impostazione superomistica, nicciana, del suo pensiero. Ne emerge una raccolta che è
in realtà profondamente diverse, non solo perché si passa da 61 componimenti a 23, divisi in due sezioni, canto del sole e canto dell'ospite, e in qualche modo incorniciati da tre invece componimenti, tre elegie che sono chiamate offerta votiva a Venere. A Pan comincia questo culto del dio Pan, che è appunto centrale nelle laudi, e Apollo. Quindi due sezioni di 10 componimenti più 3, 23 componimenti. Fa parte del canto dell'ospite il componimento che vi ho riportato, in realtà vi ho riportato come numero 00 all'interno della cartella dedicata alle laudi, perché non appartiene alle laudi questo componimento, ma pienamente ne rappresenta lo spirito, ne preannuncia lo spirito. Si tratta di un componimento in metrica barbara, perché tutti i componimenti di Canto Novo della seconda edizione di Canto Novo sono in metrica barbara. Questa è un'ode alcaica intitolata Canto la gioia, che apre i canti dell'ospite. Dunque, leggiamola rapidamente, l'avete appunto sul file 00 della cartella Laudi. Canta la gioia, si rivolge alla donna, all'ospite, come poi si scopre alla fine. Io voglio cingerti di tutti i fiori, perché tu celebri la gioia, la gioia, la gioia, questa magnifica donatrice. Canta l'immensa gioia di vivere, d'essere forte, d'essere giovine, di mordere i frutti terrestri con saldi e bianchi denti voraci, di por le mani audaci e cupide su ogni dolce cosa tangibile, di tendere l'arco su ogni preda novella che il desio miri, e di ascoltare tutte le musiche, di guardare con occhi fiammei il volto divino del mondo come l'amante guarda l'amata, e di adorare ogni fuggevole forma, ogni segno vago, ogni immagine vanente, ogni grazia caduca, ogni apparenza nell'ora breve. Canta la gioia, lungi dall'anima nostra il dolore, vesteci nerea, è un misero schiavo, colui che del dolore fa la sua veste. A te la gioia, ospite, io voglio vestirti della più rossa porpora, se io debba pur tingere il tuo bisso nel sangue delle mie vene. Di tutti i fiori io voglio cingerti trasfigurata, perché tu celebri la gioia, la gioia, la gioia, questa invincibile creatrice. Ho cercato di mettere enfasi in questa lettura, diversamente dal solito, perché è molto enfatica, è questa celebrazione della gioia, questo invito alla donna di unirsi al poeta in questo inno, in questa celebrazione della gioia, che è lo spirito vitale, che è l'energia vitale, che è, vedete con quali immagini, con quali metafore viene espressa, che è la capacità di mordere la vita, di mordere, di gustarla. E proprio la metafora del mordere l'avevamo vista anche in realtà in Canto Novo, nel proemio di Canto Novo dell'edizione dell'82, ed è una delle metafore ricorrenti. La forza, la giovinezza. Vi ricordate come un biancocefalo, no? Il poeta si paragonava al fiume, cioè al pesce che nuotava nel fiume. E la forza, la giovinezza, la capacità di mordere, la capacità di porre le mani, quindi di impadronirsi con le mani, di toccare con le mani, di tendere l'arco, quindi in una caccia sostanziale alla preda, di ascoltare, di guardare. Vedete che sono coinvolti tutti i sensi, perché questo mordere la vita, questo gustare la vita passa innanzitutto attraverso la percezione sensoriale, l'esaltazione di tutti i propri sensi. È molto fisico il senso della vita e quindi della gioia che qui D'Annunzio ci vuole esprimere.
che diventa però adorazione della vita in tutte le sue forme, ma ecco che qui si inserisce quasi come una piccola insidia, si inserisce l'elemento decadente. La vita da adorare si manifesta in forme fuggevoli, vanenti, vaghi, caduche, apparenze brevi nell'ora breve. Nella breve giovinezza, appunto, destinata al declino. Quindi ecco che questo vago riferimento alla decadenza, all'oblio, all'incipiente debolezza, costituisce sempre il contraltare rispetto all'affermazione vitalistica, un po' volontaristica, cioè che il poeta si impone alla sua volontà, questa affermazione volontaristica della gioia, gioia che, vi ricordate, è parola chiave del superomismo, il creatore, no? Pensate al fuoco, crea nella gioia, nella bellezza. E la gioia diventa un dono rivolto all'ospite, invitata anch'essa a rivestirsi di un manto di rosso porpora e non cinereo di dolore. Ecco la gioia che si contrappone al dolore, ma dietro il riferimento al dolore c'è tutto un riferimento nicciano alla religione del dolore, della sopportazione, della pazienza. Avevamo visto anche nel fuoco un accenno, no? Gesù Cristo è visto come il simbolo della religione del dolore, colui, il profeta, il sacerdote della religione del dolore, cui invece il paganesimo nicciano contrappone il culto della pienezza, dell'energia. Allora ecco, bando, alla veste cinerea, segno di schiavitù, di dipendenza dal dolore. La veste deve essere rosso porpora, ma il rosso porpora è il rosso del fuoco, della passione, dell'energia, del sangue. Ha sempre un'ambiguità di fondo. Ecco allora che il poeta poi enfaticamente si disposta a tingere nel proprio sangue la veste della sua donna affinché possa rivestirsi di rosso. Di tutti i fiori io voglio cingerti, trasfigurata. Quindi questa donna finisce per assumere, no? Queste fattezze quasi divine e soprannaturali, affinché tu celebri la gioia, la gioia, la gioia. Ecco lo slancio, questa anche triplicazione del termine, la gioia, lo slancio più vitale, più acceso, più trionfale. Lo slancio vitalistico dell'io, prendo le note dell'analisi del testo che avete, è tale che il canto sembra sfociare addirittura nell'esaltazione del sangue, quasi in un'ebbrezza quasi aggressiva, quasi violenta, contrapposta invece al dolore, al grigio. E è interessante però quest'ultima osservazione. Come sempre in D'Annunzio, nei momenti di più acceso vitalismo, trapela l'altro volto, che proprio nella tensione al godimento sensoriale, dominio, scopre l'insidia del tempo che passa e tutto distrugge, corpi, sensi, desideri, che si misurano inevitabilmente con la percezione del vano e del vuoto e con il sentimento della fine. Comunque, questo testo pienamente ci rappresenta lo spirito con cui si volge al nuovo progetto, che è quello delle Laudi. Già abbiamo detto che le Laudi, almeno quello che ci interessa analizzare, è un progetto che di sette originarie si riduce a cinque, ma in realtà a tre significative raccolte, che sono una grande celebrazione della vita. Basta riprendere il titolo: Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. I tre regni, no? Dell'universo, il cielo, il mare, la terra, che indicano la totalità. Ma quindi nel momento in cui diciamo totalità, potremmo dire Pan, il Dio tutto. Il Dio certamente del vitalismo aggressivo selvaggio, il Dio del desiderio sessuale, della fecondità, il Dio che rappresenta la totalità della natura quasi animata, no? Da una anima immortale. Dietro a questa celebrazione della natura in tutte le sue forme c'è questa concezione immortale
della natura, secondo la quale un'anima divina accomuna corpi celesti, cose terrene, ma anche gli eventi della storia umana. Questa divinità del mondo naturale coinvolge anche la vicenda umana, ovviamente la vicenda di chi è in grado di assecondare, in grado di cogliere, di percepire, di vivere, di esprimere, di manifestare questo senso divino della natura e della storia, cioè sostanzialmente l'eroe, il superuomo. Ecco allora che questo immenso inno di lode non è più solo rivolto agli elementi della natura nella sua totalità, ma anche alla dimensione eroica della storia umana. Come si apre? Poi abbiamo detto che queste tre parti che ci interessano, lo ripetiamo, riguardano tre aspetti, no? Di questo grandioso inno, di questa grandiosa celebrazione. Celebrazione della vita nella sua valenza, diciamo, più ideologica è la prima parte, Maya. Celebrazione della storia eroica è la seconda parte, Elettra, quindi che assume una fisionomia e un orientamento più prettamente politico legato alla dimensione latina, con cui del resto si conclude Maya con l'inno a Carducci. E il terzo invece è il momento dell'esaltazione panica, della fusione dell'eroe superuomo, colto non più nella sua azione appunto eroica, ma in un momento di pace con la natura con la quale tende a fondersi attraverso una vera e propria estasi panica. Un'estasi panica che si manifesta in momenti, no? Privilegiati della giornata, primo del quale è il mezzogiorno assolato, che finisce proprio per essere il momento privilegiato per la rivelazione divina, per la manifestazione, l'epifania divina, è il Dio che si esprime, il Dio che si manifesta, è appunto il Dio Pan con cui in qualche modo il poeta stesso finirà per identificarsi. Come si apre però, prima di entrare in particolare nella prima sezione, cioè in Maya, come si aprono le lauti, questa grandiosa appunto celebrazione? Si aprono con due poesie, con due componimenti che fanno da introduzione, no? Due componimenti che fanno da introduzione. Uno è quasi la dedica, è alle Pleiadi, cioè le stelle delle Pleiadi e ai fati, e l'altra invece è quella su cui un attimo adesso ci soffermeremo, cioè l'annunzio. Allora, ovviamente c'è anche il gioco, ovvio, con il cognome che il nostro D'Annunzio si è scelto, derivandolo dallo zio. Allora, lui si rivolge appunto alle Pleiadi nel primo componimento e afferma specialmente, fa un'affermazione che attribuisce a Ulisse, che poi ritornerà alla fine, quasi a incorniciare la prima sezione, cioè la fine di Maya. Ecco, questi due componimenti possiamo considerarli un'introduzione a tutta la raccolta, ma ha ovviamente anche un'introduzione alla prima raccolta, la prima sezione, cioè Maya. E l'importante è navigare, non vivere. L'importante è navigare, quindi l'inno alla vita diventa anche l'inno a quello che è l'atteggiamento, all'ulissismo, ulissismo inteso come volontà, quasi il destino, no? Di esplorare, di sfidare, di buttarsi in alto mare, di gettarsi in alto mare, perché questo quindi è una visione elitaria ed eroica della vita. Ma quello che ci interessa di più è decisamente il secondo componimento, l'annunzio. In cosa consiste questo annunzio? L'annunzio centrale è il ritorno di Pan. Il ritorno di Pan di cui il poeta si propone come sacerdote, come profeta. Trovate naturalmente l'annunzio immediatamente dopo, file 00, quindi trovate come 01 l'annunzio.
Udite, udite, o figli della terra, udite il grande annunzio che io vi reco sopra il vento palpitante con la mia bocca forte. Guardate, tutto, possiamo dire, tutto quanto, tutta quanta la raccolta, in particolare Maya, di cui parleremo nella prossima chiacchierata. Certo, lode della vita, celebrazione della vita, ma celebrazione di sé. Di sé, innanzitutto come eroe, come capace, unico quasi capace, quasi superuomo, capace di vivere la vita in tutte le sue manifestazioni e di coglierne tutte le virtù, e di sé come poeta, perché è sempre come poeta che l'annunzio si immagina nel momento in cui dà espressione, dà voce, a questa energia vitale. E anche qui, no? Udite il grande annunzio che io vi reco con la mia bocca forte, quindi proponendosi come profeta, come sacerdote di questa religione pagana che è la religione della vita. Udite, o agricoltori, e voi femmine possenti, fanciulli loquaci, vecchi taciturni, vita, morte, vedete che si rivolge a tutto il pubblico possibile, poi continuerà, in particolare si rivolgerà ai figli del mare, quindi tutti sono destinatari, tutti gli uomini, ma se vogliamo tutti gli ambienti, no, della natura. Vita, morte, uditemi, udite l'annunziatore che reca l'annunzio del prodigio meridiano, il prodigio del mezzogiorno, vediamo se si verifica anche adesso, onde fu pieno tutto quanto il cielo nell'ora ardente. Questa è l'ora, Il mezzogiorno come ora panica, il mezzogiorno come ora di fuoco, Vi empirò di meraviglia, vi infiammerò di gioia. È il mezzogiorno l'ora in cui si realizza il prodigio della manifestazione divina e dell'annuncio. Salirà dai profondi cuori un grido immenso, come quello che improvviso tuonò nel silenzio del giorno santo. La bellezza del mondo sopita, salto ovviamente, molti, versi tutti enfatici, declamatori. La bellezza del mondo sopita si ridesta, il mio canto vi chiama a una divina festa. Nelle vostre rene rudi, ecco il mio canto versa un sangue divino. Udite, udite, o figli del mare, uditemi, io vi dirò quel che da voi si attende, le vostre sorti, la deità che in voi risplende. Già, perché quindi si rivolge a questo pubblico volendo manifestare, no, a tutte, no, a tutti i pubblici a cui si rivolge, volendo manifestare la divinità che è dentro ciascuno di loro. Il mio canto vi chiama una divina festa, vedete, il canta la gioia, no? La bellezza del mondo sopita si ridesta come ai disereni, questo diventa quasi un ritornello. Ma in cosa consiste? Non l'abbiamo ancora detto. In cosa consiste l'annuncio che sta preparando? Innanzitutto nega l'annuncio contrario, mentì la voce che gridò: Pan è morto, ma ripeto, Pan è il Dio tutto, Pan è la natura nella sua energia vitale che si ripropone quasi a travolgere e a aggregare a sé il poeta e il suo pubblico. Pieno era il giorno, era a sommo del cerchio il sole, ecco il momento della manifestazione. Specchio infaticabile degli umani, e qui c'è un inno, al sole. Il puro occhio che vede tutte le cose, tutto il silenzio dei piani l'adorava. Non posso ovviamente continuare. I mietitori genuflessi, le falci, i vasi d'argilla, i rossi carri aspettanti il grano. Quindi tutti gli agricoltori sembravano volti ad adorare, no, questo sole. Pieno era il giorno, o figli, era il sole imminente. Tutto il silenzio dei mari l'adorava, offrendo al suo fuoco l'aroma del sale, la felicità dell'onda, il sole, visto come il centro di tutto l'universo. Tutto era silenzio. Ecco una delle dimensioni di questo mezzogiorno, momento del prodigio, è il silenzio. Ricordatevi di questo mezzogiorno, perché ce ne sarà un altro, nella letteratura, nella poesia novecentesca. Tutto era silenzio, luce, forza, desio. L'attesa del prodigio gonfiava questo mio cuore come il cuore del mondo. Era questa carne
carne mortale, impaziente di risplendere. Ecco che il prodigio è allora quasi un prodigio di trasfigurazione dell'io, la carne mortale che è impaziente di trasfigurarsi, di mostrare quasi la sua stessa natura divina. La sostanza del sole era la mia sostanza, egli si sente in totale sintonia, quasi essere parte, di questo tutto sole. Erano in me i cieli infiniti, l'abbondanza dei piani, il mare profondo. Guardate che qui c'è quello che sa, poi sarà l'esperienza cruciale di Alcione, cioè il gigantismo dell'io, l'avevamo accennato nella nostra ultima video lezione, il gigantismo dell'io che si allarga quasi ad abbracciare tutto quanto l'universo, tutto quanto il creato. Erano in me. Balenò, risuonò la parola solare, quindi in questo stato di esaltazione di sé risuona la parola: il gran Pan non è morto. Ecco l'annuncio. Falso è la voce, falsa è la voce che dice Pan è morto. Il gran Pan non è morto, è vivo, è vitale, ed io quasi ne sono più ancora che il sacerdote, no? Più ancora che il profeta, ne sono quasi l'incarnazione. Tremarono le mie vene, i miei capelli, le selve, le messi, le acque, le rupi, i fuochi, i fiori, le belve, questo infinito elenco che parte da se stesso, nella sua interiorità fisica, le mie vene, e si allarga a tutto quanto l'universo. Il gran Pan non è morto, eh? Tutte le creature tremarono come una sola foglia, come una sola goccia, come una sola favilla, sotto il lampo e il tuono della parola. Il gran Pan non è morto, terza volta che viene pronunciata questa frase. E il terrore sacro si propagò ai confini dell'universo, ma gli uomini non tremarono, chini sotto le consuete onde. Tutte le creature udirono la voce vivente, ma non gli uomini, cui l'ombra d'una croce umiliò la fronte. Gli unici che rimangono insensibili di fronte a questo invito, perché dire che Pan è vivo significa chiamare all'energia vitale. Gli unici insensibili che non ascoltano, che non odono, sono coloro che sono chini di fronte all'umiliazione della croce, cioè i cristiani, perché il cristianesimo si pone agli antitopi, agli antipodi, in antitesi rispetto a questa concezione vitalistica nicciana. Ed io che l'udii solo, stetti con le tremanti creature, muto. E il Dio mi disse, ecco allora che l'annuncio del Dio si dirige direttamente nei suoi confronti. O tu che canti, io sono l'eterna fonte, tu che canti, tu in quanto poeta, sei la mia espressione, io sono la tua fonte. Canta le mie laudi eterne, ecco che cosa sono le laudes. Parvemi che io morissi e che rinascessi, o morte, o vita, o eternità, e dissi: canterò, o Signore. Ecco, invasato quasi, no? Da questa panna che si è rivelato, lui muore e rinasce per l'eternità nel canto. Dissi: canterò i tuoi mille nomi e le tue membra innumerevoli. L'oceano, la luna, l'alveare, il gregge, la fiamma, il seme, la montagna, il pomo, cioè canterò tutta quanta la natura e l'opera dell'uomo, retta dalla tua legge. Ecco, canterò tutte le manifestazioni della tua potenza vitale, natura e azione dell'uomo nel momento in cui si conformano a questa legge. Canterò l'uomo che ara, naviga, combatte, che trae il ferro, il latte, il suono, ogni attività dell'uomo può essere vissuta come espressione del vitalismo panico. Canterò la grandezza dei mari degli eroi, la guerra delle stirpi, la pazienza dei buoi, l'antichità del giogo, l'atto magnifico di colui che intride la farina, di colui che versa l'olio d'oliva, di colui che accende il fuoco. Però che i cuori umani hanno obliato queste due glorie. E il Dio mi disse, quindi certo, nel cantare tutte le espressioni della vitalità dell'uomo, il poeta si propone come sacerdote, ma ripeto, cantore, voce, espressione, quasi incarnazione di Pan. Tant'è che, a conclusione di questo componimento, il Dio mi disse: O figlio,
canta anche il tuo alloro, cioè canta anche la tua stessa poesia, che insieme a tutte le altre manifestazioni di vita è forse il vertice di questa espressione del vitalismo panico. Alla prossima con il percorso di lettura di Maya.